Ciao ragazzi e benvenuti in Biathlet. Come migliorare il petto alto? Andiamo a vedere dei consigli pratici e tutto ciò che bisogna sapere per far crescere la parte alta dei nostri pettorali. Partiamo subito nel dire che sia il petto alto che il petto basso lavora in tutti gli esercizi di spinta. Però avendo due semplici accortezze possiamo dare maggiore enfasi ai fasci alti del nostro petto. Andiamo a vederle. L'azione principale da fare per reclutare maggiormente la parte alta del petto è lavorare con una panca inclinata di almeno 45 gradi, quindi non inclinazioni minori. Partiamo e vado. Ovviamente la stessa cosa vale anche per panca 45 con bilanciere. Andiamo a vederla. Altre due alternative, panca 45 al multipower, la faccio molto spesso, mi trovo molto bene, e per chi ha la possibilità di farla nella propria palestra, una chest press incline. Andiamo a vederla. Chest press incline, quindi la panca inclinata. Andiamo a vedere che, avendo una traiettoria verso l'alto, vado ad attivare maggiormente la parte alta del petto, quindi la parte bassa perde lavoro a favore appunto della parte alta. Andiamo a reclutare ovviamente maggiormente anche il deltoide anteriore. Petto alto, deltoide anteriore. Tutto il discorso fatto sulla panca inclinata può essere trasportato anche sulle croci. Quindi andiamo a vedere delle croci su panca inclinata per attivare maggiormente il petto alto. Ok ragazzi, prima di vedere le croci vi ricordo che cliccando sul link qua sopra potete lasciare la vostra mail per essere aggiornati sul nostro progetto in prossima uscita a settembre, in cui tratteremo allenamento in palestra a 360 gradi, video, tutorial, contenuti teorici, pratici, programmazione dell'allenamento sia uomo che donna. Quindi andate qui sul link e lasciate la mail. Andiamo adesso a vedere le croci su panca inclinata a 45 gradi. Per quanto riguarda le croci, sempre se vogliamo dare enfasi al petto alto, possiamo farla ai cavi bassi con le maniglie in piedi, quindi facendo questo movimento per dare appunto attenzione maggiore alla parte alta del petto. Ok, abbiamo visto che l'azione principale per attivare maggiormente la parte alta del petto è quella di inclinare la panca. La seconda azione che possiamo fare è quella di lavorare con una presa stretta. Quindi adesso andiamo a vedere una panca piana con la presa stretta. Quanto stretta? Dobbiamo tenere le mani alla larghezza del tronco, quindi dobbiamo prendere questo riferimento, quindi mani non attaccate ma mani alla larghezza del tronco. Quindi andiamo a vedere una panca piana con questo tipo di presa.
panca piana, presa stretta, mi trovo benissimo a farla anche sul multipower. Andiamo a vederla. Questi sono dei miei spunti per allenare il petto alto, provateli e fatemi sapere. Noi ci vediamo al prossimo video.